un'altra funzione dei due punti, che è proprio quella di introdurre un elenco. I due punti non introducono un elenco puro e semplice, ma un elenco che sia la spiegazione, l'illustrazione di qualcosa. Se io scrivessi: sono andato al supermercato e ho comprato due punti, pane, pasta, pesce, frutta e verdura, beh, userei i due punti in modo sbagliato e vi spiego subito perché. Se metto i due punti dopo il verbo ho comprato, do per certo il fatto che dopo il verbo c'è una pausa, segnalata proprio dalla presenza dei due punti. Beh, in realtà, fra il verbo e le cinque parole che vi ho detto, e cioè pane, pasta e le altre, non può esserci una pausa. Perché? Perché quelle parole sono il complemento oggetto del verbo e fra verbo e complemento oggetto la pausa non può esserci mai. Invece, se io scrivo: sono andato al supermercato e ho comprato cinque cose, due punti, pane, pasta, pesce, frutta e verdura. Ecco, qui i due punti vanno benissimo. Vanno benissimo perché? Perché in questo caso il complemento oggetto è cinque cose e quello che viene dopo è sì un elenco, ma un elenco che spiega, che illustra quello che viene detto prima, che spiega, illustra quali siano queste cinque cose. Torniamo dunque alla funzione esplicativa e illustrativa dei due punti.